Ilaria Ziglioli, buongiorno. Buongiorno, bentornata. Ben ritrovati, grazie. Bentornata qui nel posto delle parole per Bergamo Scienza, Ilaria Ziglioli dell'Ente Spaziale Europeo, noto come... come ESA. Agenzia Spaziale Europea nota come ESA. Ecco, per chi non la conoscesse, Ilaria Ziglioli, in che cosa consiste semplicemente, ammesso che questo avverbio sia posto correttamente, l'ESA? Effettivamente è difficile spiegare in maniera semplice che cosa sia l'ESA, ci proverò, e sarebbe molto più facile spiegarlo con delle immagini, perché è bello vedere quello che facciamo. Allora, le sue parole saranno le nostre, le immagini. L'Agenzia Spaziale Europea è un'organizzazione intergovernativa composta oggi da ben 22 Stati membri, che si occupa di fare ricerca e sviluppo tecnologico nel settore spaziale, e questo per scopi esclusivamente pacifici e per il bene, perché ci sono ricadute positive per tutti i cittadini europei. Un'immagine che possa evocare l'Agenzia Spaziale Europea, sicuramente il nostro lanciatore, il nostro razzo Ariane, fondamentale per poterci staccare, vincere la gravità del pianeta Terra, staccarci dal nostro pianeta e andare nello spazio. E poi un'immagine evocatrice dell'Agenzia Spaziale Europea, una volta che siamo nello spazio, sicuramente la Stazione Spaziale Internazionale e i nostri astronauti. Ma forse tanti non sanno che se tutti i giorni guardiamo le previsioni del tempo, e grazie al satellite Meteosat che è stato progettato dall'Agenzia Spaziale Europea, oppure se tutti i giorni possiamo andare in auto e per esempio avere il GPS, è perché ci sono delle applicazioni spaziali di cui poi tutti usufruiamo tutti i giorni. Non so se questa carrellata dia vagamente insomma l'idea di cosa facciamo. Altro che, io stavo, ero lì fermo nel pensiero col GPS e l'automobile, pensavo agli autovelox, e quanto vi dobbiamo ringraziare veramente. Ilaria Ziglioli, mi scusi la stupidaggine che ho detto, lei non è una scienziata, ma cura la parte legale come space lawyer, no? Se pronuncio bene, ovvero in una parte dell'Agenzia Spaziale Europea veramente altrettanto nuova, perché lei si occupa di una cosa importante, no? Il diritto dello spazio, la giurisprudenza dello spazio. Noi quando pensiamo allo spazio, mi corregga se sbaglio, pensiamo agli astri, pensiamo a tutta la tecnologia che è lassù in alto, ma non pensiamo alla parte della giurisprudenza. In che modo esiste questo diritto dello spazio? Beh, bisogna immaginare che quando noi vediamo le immagini del nostro meraviglioso pianeta Terra dallo spazio, è perché nello spazio ci sono dei satelliti che riprendono la Terra, e che per arrivare alla costruzione dei satelliti occorrono innanzitutto dei contratti con l'industria per costruire quelli che noi chiamiamo i payload, tutto quello che vola, che va nello spazio. Ma prima ancora dei contratti con l'industria occorre avere dei fondi, quindi noi giuristi dello spazio ci occupiamo sia di redigere i contratti con l'industria per costruire effettivamente tutto quello che serve nel settore spaziale, sia a monte di fare gli accordi internazionali con gli stati membri, per esempio dell'ESA, abbiamo detto l'ESA ha 22 stati membri, ma noi collaboriamo molto anche con altre agenzie spaziali come la NASA o la JAXA, l'agenzia spaziale giapponese, o lavoriamo tantissimo con i russi, con Roscosmo. Quindi occorrono degli accordi internazionali, occorrono degli accordi per ottenere i fondi o per decidere cosa fare, mettere su carta chiaramente che tipo di satellite costruire, per quale missione, per quale scopo e come distribuire poi i fondi, le risorse, come metterli insieme, come ridistribuirli all'industria proprio per costruire i satelliti che poi forniscono tutti questi servizi. Quindi noi facciamo un po' un lavoro a monte, se vogliamo. È un lavoro a monte, ma è un lavoro che, mi permetta Ilaria Ziglioli, stride con quanto noi per esempio viviamo, almeno dai titoli di giornali, di quello che sono i rapporti internazionali, che sono rapporti internazionali molto molto tesi a volte, e invece dal punto di vista della tecnologia e della scienza c'è questa collaborazione a cui lei poco fa faceva riferimento, una collaborazione che non è solamente attraverso i 22 stati dell'Agenzia Spaziale Europea, ma a livello ancora più grande, con la NASA, col Giappone, lei citava anche la Russia, quindi qualcosa di molto più grande, ciò che non può la politica, può la tecnologia, la scienza in particolare. Guardi, mi piace rispondere alla sua domanda utilizzando le parole
dei nostri astronauti, che ci dicono sempre che dallo spazio la Terra non ha confini. Ed è proprio vero che noi per lavorare nello spazio dobbiamo collaborare, ma non dobbiamo, uso il verbo sbagliato, vogliamo e siamo entusiasti di collaborare con tante nazioni con caratteristiche diverse, nazioni che hanno interessi politici a volte confliggenti. Tuttavia noi uniamo, grazie a questo scopo di ricerca e di sviluppo tecnologico volto soprattutto alla ricerca scientifica, noi uniamo le risorse e gli interessi di questi stati e quindi continuiamo a collaborare indipendentemente dalle frizioni che possano esserci a livello politico internazionale, ed è bello proprio perché lo spazio riesce ad andare oltre queste tensioni. Anzi, oserei dire che l'Europa, in particolar modo l'Agenzia Spaziale Europea, ha fortemente contribuito al processo di pace e al processo di collaborazione fra russi e americani anche durante la Guerra Fredda. Noi collaboravamo con entrambe le due superpotenze e direi quasi che la Stazione Spaziale Internazionale rappresenti il simbolo veramente della collaborazione internazionale per scopi pacifici anche tra stati che fino a poco tempo fa facevano la guerra, anche se una guerra fredda. Ilaria Ziglioli al Festival di Bergamo Scienza, l'incontro è titolato Space 4.0, la nuova era dell'Europa nello spazio. In che cosa consiste questo Space nell'aggiornamento 4.0? Ma allora, l'aggiornamento 4.0 si rivolge a tutti quegli sviluppi tecnologici che lo spazio fornirà per la società del futuro. Quindi i benefici che grazie allo spazio noi avremo nel nostro quotidiano. Come dicevamo prima, ce ne sono già molti di benefici che lo spazio dà a noi tutti i giorni. A volte non ce ne rendiamo neanche più conto perché le applicazioni spaziali fanno parte del nostro quotidiano e quasi quasi le attività spaziali sono diventate una routine, lo spazio gioca un ruolo fondamentale nelle nostre vite di tutti i giorni e il relatore che verrà a parlarci di Spazio 4.0, diversamente da altre occasioni con Bergamo Scienza, non è uno scienziato quest'anno, ma è una persona che si occupa di strategie, cioè coloro che convergono, riescono a convergere gli interessi politici in una direzione piuttosto che un'altra. Quindi è la persona più o piuttosto meglio votata per dirci in che direzione va lo spazio verso il futuro e anche per spiegarci qual è il ruolo, come anticipavo all'inizio della nostra conversazione, delle persone che convergono gli interessi e dell'agenzia spaziale o degli stati a livello internazionale in una direzione piuttosto che in un'altra. Soprattutto nel nostro caso li spingiamo ovviamente sempre verso la ricerca scientifica e per fare in modo che i cittadini europei abbiano delle ricadute positive e possano usufruire delle applicazioni spaziali per migliorare la loro vita. E mi preme ricordare, perché a volte ci fanno questa domanda, ma vale la pena investire nello spazio, quanto ci costate? Ebbene, tutto questo, tutto quello di cui noi usufruiamo, costa solo come un biglietto del cinema per persona in Europa all'anno. Un biglietto di un cinema è il contributo che ogni persona dà allo sviluppo tecnologico spaziale. Quindi la domanda cosa può fare lo spazio per l'umanità ha già una sua risposta. E quindi una risposta che deve essere di grande attenzione da parte nostra, che non ci occupiamo di cose spaziali, ma utilizziamo qualsiasi applicazione e dobbiamo pensare che arriva da uno sviluppo molto lungo, da profondi studi e ricerche. L'Agenzia Spaziale Europea è nota per noi tutti quanti, soprattutto per alcune esplorazioni spaziali notissime, peraltro l'ultima delle quali proprio Rosetta di pochi giorni fa, e che abbiamo raccontato attraverso la conversazione con Fabio Pravata, e poi c'è ExoMars, se non ricordo male. Ecco, sono due appuntamenti molto importanti per noi e nello stesso tempo anche per voi, perché è un grande riconoscimento a un lavoro lunghissimo. Ilaria Ziglioli. Beh, Rosetta è stato un successo straordinario a 360 gradi per la tecnologia, per gli astrofisici,
per la scienza e per l'umanità, perché siamo riusciti ad acchiappare al volo una cometa che viaggiava a una distanza pazzesca dal nostro pianeta Terra. Siamo una cometa che è grande più o meno come la città di Roma, quindi un grosso masso che viaggiava nell'universo. Siamo riusciti ad arrivarci e ad acchiapparlo con una sonda, siamo riusciti a scendere su questo pezzo di ghiaccio gigante che attraversava il cosmo, e abbiamo scoperto che su questa cometa c'erano i mattoni della vita, quelli che hanno permesso anche a noi di essere oggi qui su questo pianeta, insomma, quelli che hanno permesso l'evoluzione. Quindi abbiamo trovato gli amminoacidi, quindi questa è una scoperta sensazionale ed è veramente una missione di cui noi tutti in ESA, ma tutti i cittadini e anche a livello internazionale gli scienziati ce ne sono riconoscenti, e siamo veramente contenti per questa missione straordinaria. Con invece ExoMars. No, aspetti, Ilaria Ziglioli, la interrompo prima di passare a ExoMars, perché sicuramente il successo di Rosetta è stato straordinario, però vorrei ancora fermarmi un attimo su una cosa che lei ha detto poco fa, i mattoni della vita, no? Ovvero gli amminoacidi. In che cosa consiste esattamente questa scoperta degli amminoacidi? Perché tutti noi non è che li conosciamo, quindi che cosa sono e che cosa possono dirci di noi? Ma allora la sorpresa interessante, io vi invito ad andare sul sito dell'ESA www.esa.int, proprio sulla parte dedicata a Rosetta, c'è una bellissima presentazione fatta da una scienziata tedesca che meglio di me può rispondere a questa domanda, perché io non sono uno scienziato, ma che dimostrerà come le molecole che sono state trovate su Rosetta corrispondano esattamente ad ogni forma di vita che c'è sul nostro pianeta. Quindi la famosa canzone "Siamo figli delle stelle" finalmente ha una sua ragione d'essere, è vera, è stata scientificamente provata, e questo ci fa anche pensare che ci possano essere altre forme di vita nell'universo, perché noi sappiamo che il nostro piccolo pianeta Terra è solo un puntino blu perso in mezzo a miliardi di galassie, neanche miliardi di pianeti, miliardi di galassie come la nostra Via Lattea, che quindi all'interno hanno stelle simili al Sole, che potrebbero avere pianeti o esopianeti, pianeti simili alla Terra, che ruotano intorno a loro. Quindi è una scoperta maggiormente straordinaria, e per questo noi stiamo anche studiando con delle altre missioni future gli esoplaneti, andiamo alla ricerca di pianeti simili al nostro. Ma invito tutti a visitare il sito web dell'Agenzia Spaziale Europea, www.esa.int, come internazionale, per andare ad approfondire questi temi. Ci sono video, filmati e interviste con scienziati che rispondono a molte delle domande che magari alcuni dei telespettatori si stanno ponendo in questo momento. Sono tante veramente le domande, perché la curiosità è altrettanta. Lei accennava poco fa a ExoMars, che è il passo successivo dopo Rosetta. Qui non incontriamo più una cometa grande, come diceva poco fa, come la città di Roma, ma incontriamo il pianeta veramente di grande riferimento sulla fantasia, sui romanzi. Qui andiamo incontro a Marte. Eh sì, Marte è il grande pianeta rosso, è quello che ha sempre affascinato gli astrofisici, e non solo, perché come diceva lei, cinematografia, libri, fumetti, insomma Marte ispira tutti, e senza parlare poi dei marziani, che mi viene da dire i marziani in realtà li abbiamo trovati su Rosetta e non ancora su Marte, perché insomma forme di vita su Rosetta le abbiamo trovate e su Marte ancora no. Quindi siamo tutti in trepidante attesa di questo landing su Marte il 19 ottobre. La sonda Schiaparelli si distaccherà per scendere sul pianeta rosso, e da lì inizieranno nuove ricerche, e aspettiamo sempre con molta ansia e con molto
con molta trepidazione di vedere, insomma, speriamo innanzitutto che la missione vada bene e che si possano ottenere dei risultati importanti per il mondo scientifico. Sempre dal sito dell'ESA, esa.int, sempre che io abbia compreso bene, l'ExoMars, tra l'altro domani si sgancia il modulo Schiaparelli, vero? Il modulo Schiaparelli mi sembra che sia il 19, non vorrei confondere, quindi dovrebbe essere... Tra l'altro io vorrei soffermarmi, Ilaria Ziglioli, proprio su questo nome Schiaparelli, perché noi stiamo facendo questa conversazione da Savigliano in provincia di Cuneo, proprio in questa città un certo Giovanni, forse Virginio Schiaparelli, fu un grandissimo astronomo e proprio a Marte dedicò grande parte della sua attività di studio. E infatti la sonda è dedicata proprio a lui. E quindi c'è questo filo comune, c'è questo legame tra l'altro molto bello, e quindi ci aspetteremo, Ilaria Ziglioli, altrettante fotografie su Marte che ci possono emozionare, oppure sarà una ricerca di altro livello? Ma allora, questo ancora una volta, io non sono uno scienziato, quindi sono le domande che andrebbero poste ai miei colleghi, oppure le risposte che si possono trovare sul nostro sito web. C'è grande attesa, grande fermento attorno a Marte, che è soprattutto sono collaborazioni internazionali che coinvolgono anche altre agenzie, quindi ancora una volta torniamo al discorso di partenza dell'importanza delle collaborazioni internazionali e del unire le forze per l'obiettivo della scienza. Ed è un obiettivo. Stavo guardando sul mio sito perché mi stavo confondendo, ieri mi è arrivato un'email per guardare dal vivo il landing della sonda, ma forse mi sono confusa, per cui vi invito a guardare il sito per vedere esattamente e si può vedere dal vivo domani il landing o se è il 19. Ecco, comunque le informazioni le prendiamo direttamente dall'ESA, su esa.int, oppure sui giornali che cominceranno sicuramente a diffondere queste immagini, queste notizie, perché è un obiettivo veramente molto importante. E qual è l'obiettivo per arrivare su Marte? Cercare che cosa? Delle biotracce anche su Marte? Beh, sicuramente Marte ha un duplice attrazione. Da un lato si sono sempre cercate forme, quantomeno di elementi primordiali, acqua, ma adesso Marte diventa anche interessante perché lo si vuole far diventare un avamposto dell'umanità nello spazio, quindi ci sono progetti futuristici per andare su Marte con degli astronauti, probabilmente si parla del 2025, bisogna vedere a che punto saremo con la tecnologia a quel momento, anche perché si tratterebbe, portare degli umani su Marte è molto rischioso, lo spazio è un ambiente molto pericoloso, è un ambiente ostile, è un ambiente dove non si può sopravvivere. Noi viviamo in questo meraviglioso pianeta che ha questa prerogativa di avere un'atmosfera che ci protegge, che tra l'altro gli astronauti dicono sempre una couche finissima, uno strato finissimo quando è visto dallo spazio l'atmosfera della Terra, eppure senza questa atmosfera non potremmo sopravvivere, e fuori da questa atmosfera l'ambiente è molto ostile, ci sono radiazioni, ci sono condizioni veramente insopportabili per l'essere umano, non potremmo vivere. Quindi andare su Marte è molto rischioso, poi è una missione molto lunga che dura 500 giorni per andare, perché 500 giorni per andare e 500 giorni per tornare, quindi poi le comunicazioni diventano più complicate. Insomma, c'è un film che è uscito quest'anno, l'anno scorso non ricordo più, che si chiama The Martian, che molto bello, dà un po' un'idea delle complessità di una missione su Marte. Ovviamente non è completamente scientifico, è fantascientifico, ma è divertente, vi invito a guardarlo, magari se siete appassionati di spazio e di Marte, per rendersi conto un po' delle complessità di un avamposto spaziale su Marte, però ci si sta lavorando. Certo che sentire da Ilaria Ziglioli che ha
veramente la cognizione di tutto quanto, essendo dell'Agenzia Spaziale Europea, dire Marte un avamposto per l'umanità. Credo che non sia più fantascienza, ma siamo vicini, come diceva poco fa lei, nel 2025, sempre che la tecnologia possa avere le giuste risposte. Ma Ilaria Zilioli, ma lei ha mai pensato di fare l'astronauta? Certo che sì, era il mio sogno quando ero bambina. Ovviamente io faccio parte di quei bambini che sono cresciuti negli anni 70 con il mito degli astronauti, il mito dell'allunaggio, e quindi certo mi sarebbe piaciuto, da bambina lo studiavo. Poi anche il lavoro dell'astronauta in realtà è molto 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 difficile, molto complicato. Gli astronauti sono persone preparatissime che parlano correntemente il russo e l'inglese, perché devono addestrarsi sia negli Stati Uniti presso la NASA, sia soprattutto la Città delle Stelle in Russia. È un lavoro di altissimo rischio, perché appunto vanno fuori da questa protezione di cui parlavamo, della nostra atmosfera, vanno in condizioni molto molto difficili. Rientrare anche sul pianeta Terra dallo spazio è molto pericoloso ed è molto stressante per il fisico umano. Paolo Nespoli diceva che quando è rientrato con la capsula della Soyuz sulla Terra ha avuto la sensazione che si prova è quella di essere tamponati in autostrada da un tir, essendo seduti in una Fiat 500, quelle vecchie. Quindi, per darvi un'idea, insomma, vedere cosa consiste il rientro sul pianeta Terra dallo spazio per un astronauta. Quindi io ho una grandissima ammirazione per i miei colleghi astronauti che conosco e con cui ho collaborato. Mi sono occupata dei diritti d'immagine dei nostri astronauti, per cui sono veramente gli ambasciatori dello spazio sulla Terra. Nel nostro caso sono gli ambasciatori dell'ESA. Ed è veramente una cosa molto interessante quello che ci ha detto la nostra ospite Ilaria Zilioli per quanto riguarda il mondo dello spazio. Però prima di salutarci, qual è il libro che si è portata nel viaggio da Parigi verso l'Italia, Ilaria Zilioli? Allora, io siccome viaggio spesso, ho sempre diversi libri che circolano nelle mie borse, che sono sul mio comodino. Devo dire, sono una grande fan di Andrea Vitali, e a volte per distrarmi, per rilassarmi, soprattutto la sera, perché a volte poi durante i viaggi in realtà leggo dei documenti o leggo i quotidiani, e quindi per rilassarmi mi piace leggere Andrea Vitali. Tutti i suoi libri sono ambientati sul lago di Como e mi rilassa pensare all'Imbarcadero o alla piazza in cui si svolgono la piazza di Bellano dei protagonisti, e poi soprattutto sono sempre libri divertenti, per cui mi addormento sempre col sorriso. Dall'avvicinarsi a gestire lo spazio, all'avvicinamento a Bellano con tutti gli scorci, le avventure della vita di provincia, come quella che ci racconta di volta in volta la penna di Andrea Vitali. Noi ringraziamo del tempo che ci ha dedicato Ilaria Zilioli per la sua partecipazione a Bergamo Scienza. Domani mattina Space 4.0, la nuova era dell'Europa nello spazio. Grazie ancora a Ilaria Zilioli del tempo grazie che ci ha voi, dedicato. Grazie a voi, buongiorno. E visitate il sito dell'ESA. Grazie, presto. Buongiorno.